Paolo De Castro, siamo a Pasta Trend in questo evento molto importante per Bologna e per tutto quanto l'italianità della pasta. Quest'anno è anche un anno molto particolare, quindi si parla di 150 anni di questa bella Italia. Vogliamo parlare bene di questa pasta, di questo tricolore? Beh, senz'altro Pasta Trend, questa seconda edizione coincide con i 150 anni del nostro paese, della nostra Repubblica, è evidente che c'è un collegamento forte. Noi qui a Pasta Trend abbiamo fatto una piccola indagine tra gli italiani, qual è il prodotto alimentare che unisce di più, è di gran lunga la pasta che unisce dal nord Italia alle ultime province siciliane. Siamo davvero legati a un prodotto, a una tradizione, a una gastronomia che contraddistingue il nostro paese. E poi la pasta è anche simbolo della dieta mediterranea, visto che quest'anno celebriamo anche questo successo straordinario di aver avuto il riconoscimento della dieta mediterranea come patrimonio dell'umanità. Per cui una grande occasione, perché è simbolo del Made in Italy, perché è simbolo del buon lavoro italiano, del buon fare che oggi, con questo riconoscimento dell'UNESCO, si possiamo dire anche che fa bene alla salute. Non è solo buono, fa anche bene alla salute. E quindi è importante poterlo fare tutti gli anni qui a Bologna, Pasta Trend, una grande iniziativa fieristica che riguarda l'intera filiera della pasta, un primato davvero tutto italiano. È uno dei principali prodotti di esportazione dell'industria italiana, già oggi rappresenta una straordinaria capacità di esportazione, parliamo di miliardi, di tanti milioni di euro, e nello stesso tempo porta dietro anche altri prodotti del Made in Italy, perché dietro la pasta ci vanno i condimenti, ci vanno i pomodori, ci vanno gli ingredienti con la pasta fresca. Noi siamo di gran lunga il principale esportatore mondiale di pasta e con la pasta fresca e con le nostre marche di eccellenza stiamo conquistando anche importanti mercati in altri paesi lontani dall'Europa, penso agli Stati Uniti, ma penso anche all'Asia, ai nuovi mercati. Pasta Trend è stata a Shanghai, è stata in giro per il mondo, l'idea è che questa fiera sia anche uno strumento che aiuti le imprese ad andare all'estero, per cui una fiera di servizio, e ci auguriamo che possa effettivamente sostenere questo sforzo. Allora, però chi ci guarda vede che abbiamo alle spalle della mozzarella, quindi parliamo di pasta e della mozzarella. Perché siamo qua? Ma perché, così come dicevo, dietro la pasta ci sono tutti questi prodotti straordinari che in qualche modo sono legati alla pasta. Oggi uno straordinario piatto è rappresentato dalla pasta pomodoro con la mozzarella di bufala, magari con delle foglie di basilico, così da dare i tre colori bellissimi della nostra bandiera, il bianco, rosso e verde. E quindi mozzarella di bufala campana, hanno deciso di venire il consorzio di tutela, un prodotto importantissimo della nostra industria alimentare che tra l'altro rappresenta anche una fetta importante. Dopo i grandi formaggi stagionati, grana padano, parmigiano reggiano, c'è la bufala campana in termini di valore commerciale, quindi una grande ricchezza che accanto alla pasta può trovare uno spazio ulteriore di crescita, e ci auguriamo anche uno spazio culturale, perché questi prodotti, ripeto, sono buoni ma fanno anche bene alla salute. Una curiosità, tu sei presidente della Commissione Agricola Europea, cosa si mangia a Bruxelles? Purtroppo non sempre questi prodotti meravigliosi, ma stiamo lavorando in Parlamento europeo perché ne arrivino sempre di più, in modo che la mensa del Parlamento non sia più una mensa neutra, ma che comincia ad avere anche dei sapori e dei legami al territorio che rappresentano un po' la nostra bandiera.